Fabio, buonasera. Ultima domenica di maggio, con la conclusione del Giro Ciclistico d'Italia, vinto dalla belga De Moink, la vittoria di Borg in 5-7 contro Panatta negli internazionali di tennis a Roma, una prova mondiale di motociclismo a Zeltweg, importanti corsi di trotto a Solvalla in Svezia, di galoppo a Roma con il premio Presidente della Repubblica, e poi gare di auto, sport equestri e il calcio di Serie B. Quindi è una interessante domenica, sulla quale però aleggia ed incombe ormai il favoloso giugno calcistico argentino. Parleremo naturalmente anche del giugno calcistico argentino, ma apriamo con il Giro d'Italia. Abbiamo tre fra i più grandi protagonisti di questo giro: il belga De Moink, Johan De Moink, che ha vinto, ha conquistato la maglia rosa. La faccia vedere la maglia rosa. No, beh, no, dall'altra parte. Poi abbiamo Baronchelli, che si è classificato al secondo posto, e il campione del mondo Francesco Moser al terzo posto. Tra i due, come sapete, c'è stata anche una polemica che è nata soprattutto nelle ultime tappe. Cercheremo di chiarire brevemente che cosa è successo. Cominciamo da Johan De Moink. Dopo Pollentier, che ha vinto l'anno scorso, un altro fiammingo. Come mai vincono sempre i fiamminghi ormai le Giro d'Italia? Vincono sempre, no? Non sempre? C'è solo Mers, Pollentier e io adesso. Ma le volate le vincono i belgi? Corse a tappe le vincono i belgi in Italia? Bah, non è sempre, c'è anche tante corse in un anno, vincere anche altri corridori di corsa. Francesco Moser vince il mondiale e vince il Paris-Roubaix, e non mica vince sempre il Flamingo. Senta, lei 2 anni fa ha mancato il successo per pochi secondi, proprio nell'ultima tappa le ha portato via la maglia rosa Gimondi. Quest'anno Gimondi ha corso con lei ed ha vinto. Ha vinto soprattutto con il successo che ha ottenuto nella terza tappa, sul Monte Serra. Lei ha staccato gli avversari di 52 secondi, era studiato, preventivato questo attacco? No, ma io sono forse un po' in vantaggio perché io ho fatto il Giro di Romandia. Il Giro di Romandia? Sì, sì. E sono in più condizioni forse da di altro. Ecco, stiamo vedendo appunto l'arrivo a Cascina di questa tappa, la terza tappa. Lei aveva attaccato. Sentiamo Moser, come mai l'avete lasciato andare? Ha preso 52 secondi. Ma ecco, la salita lì era una salita abbastanza impegnativa, era la prima grossa salita del Giro, diciamo. Era uno spauracchio perché nelle prime salite si guarda un po'. Lui ha avuto il coraggio di attaccarla subito, è stata presa da tutti forte. Poi a metà lui è partito con una ruota De Witt poi si è staccato. Quando mi sono accorto di questo io sono partito a mia volta e mi sono portato dietro degli altri, c'era Baronchelli, Saroni, altri 5-6. Però dopo in discesa non abbiamo avuto un grande accordo e non siamo rientrati su Domini. La volata l'ha vinta lei per il secondo posto. Sì, la volata, però noi dietro si poteva arrivare, se fosse stati tutti da tirare la propria parte, si arrivava, non so, massimo con 20 secondi. Senta De Moink, dopo lei ha pensato, naturalmente non so, parlando con Gimondi, ecco qui vediamo la salita del bondone, parlando con Gimondi, col suo direttore sportivo Ferretti, di portare la maglia, di difenderla fino all'arrivo naturalmente, questa maglia gialla, rosa. Beh, prima di no, perché si è contento di vincere la tappa e dopo per 2 o 3 giorni la maglia rosa, ma dopo comincia la quarta giorno e quinta giorno e voleva tenere. Sì, ecco. Siete Baronchelli, ecco qui vediamo che è con Saronni sul bondone. Qui ormai lei appare, insomma, non ha faticato, ma vediamo che Saronni spinge a fondo. Qui rientra addirittura Gimondi, quindi non andavate molto forte. Ormai qui aveva capito che non c'era più niente da fare, non si poteva più attaccare De Moink. Sì. Questo giorno mi sono appunto accorto di non potercela più fare, anche perché ero molto stanco, ne ho risentito molto dalla cronometro del giorno prima. Senta, lei a un certo punto, almeno ho letto sul giornale, che sarebbe diventato il gregario di lusso di Saronni. Questo fatto, forse, anche se non è stato vero, l'ha un po' intralciato, vuol dire, le ha impedito di dare tutto quello che poteva realmente dare. Ma no? Dal fatto psicologico penso di essere partito un po' troppo nervoso a questo Giro d'Italia, anche giù di forma direi, e forse è dipeso molto, no? Cioè si è compromesso molto il mio giro, specialmente all'inizio, cioè quei secondi che ho perso, la terza, la quarta tappa, li ho avuti alla fine. Ecco, non hanno pesato troppo. Adesso che programma? Va al Giro di Francia? Cioè, adesso è meglio non parlare di corse perché sono caduto 2 giorni fa e 3 notti che non Beh, chiudo. Ma il Giro di Francia è fra parecchio tempo, sì, appunto, fra qualche settimana. Fra un mese. Se vogliamo concludere, Moser, cercando di mettere, non so, una pietra
su questo fatto delle polemiche. Purtroppo le polemiche sono sempre accadute tra due campioni, specialmente quando si attraversa le regioni che hanno dato i natali a questi campioni. A fine del giro mette fine anche alle polemiche, e che poi può darsi che ricomincino, perché queste polemiche c'erano state l'anno scorso, ci sono state di nuovo quest'anno. Non so come si potrà fare a evitarle, non bisognerebbe forse cambiare il percorso al Giro d'Italia e cercare di fare passare prima sulle Dolomiti e poi e non passarci nel finale del Giro. Può darsi che allora queste polemiche non nascerebbero, perché nascono più per i tifosi che per noi. Va bene. Allora concludiamo facendo naturalmente le congratulazioni al bravo De Muynck, e la prossima volta speriamo che possiate andare d'accordo e al posto di un flamingo ci sia un italiano. Veniamo ora al servizio sui campionati di calcio a questi mondiali Argentina. Il servizio è stato curato da Tito Stagno e Sandro Petrucci. A loro, agli italiani d'Argentina, agli oltre 40.000 figli di nostri emigranti che affollavano la bombonera di Buenos Aires, importava poco o nulla se Antonioni e Cabrini avevano smaltito gli acciacchi, se Tardelli, Causio e Graziani avevano recuperato, o se Scirea sarebbe stato in grado di fornire le necessarie garanzie. Questi erano problemi di Berzot e non dei nostri connazionali di lingua argentina, che per l'occasione avevano organizzato una manifestazione di italianità a dir poco commovente. La Bombonera, lo stadio del Boca Junior, come viene chiamato alla brasiliana, è stata la passerella di una folcloristica sfilata, cui hanno preso parte rappresentative di scuole, di federazioni regionali, di associazioni della collettività italiana e gruppi di ex combattenti, di reduci, di carabinieri, marinai, alpini. Una manifestazione, insomma, che insieme al clima e alla temperatura particolarmente adatti ai nostri atleti, avrebbe dovuto dare agli azzurri quell'iniezione di fiducia e di entusiasmo indispensabile per affrontare il prossimo Mundial nel migliore dei modi. Eppure, poco è mancato che si verificasse il bis di Roma contro una squadra, il Deportivo Italiano, che partecipa al campionato di seconda divisione, la nostra Serie B. Dopo appena 20 minuti, gli inni, i canti e le grida d'incitamento hanno cominciato a trasformarsi in fischi. Gli azzurri non riuscivano a far gioco, rare le conclusioni e per lo più fuori bersaglio. Molto l'impegno, ma poche le idee. Tardelli, nonostante la buona volontà, confermava la precaria condizione atletica. Graziani, più vivo che contro la Jugoslavia, non si è dimostrato altrettanto lucido in fase conclusiva. In altre circostanze non avrebbe fallito occasioni tanto facili. Antonioni ha brillato nei minuti iniziali, poi si è fatto notare soltanto nei calci di punizione. Non preoccupa invece Benetti, che solo nelle amichevoli non riesce a far risaltare il suo temperamento. Per Causio il discorso è diverso. Discontinuo e impreciso nel primo tempo, ha beneficiato notevolmente dell'ingresso in campo di Paolo Rossi, Cabrini e Zaccarelli, che nella ripresa hanno ravvivato la manovra degli azzurri. Una manovra rapida, sciolta, priva di pause, che ha permesso alla squadra di Berzot di assumere l'iniziativa e di mantenerla con sicurezza sino al termine. È apparso più sicuro anche Gentile, pronto a sganciarsi per gli inserimenti offensivi. Cabrini, come detto, si è fatto preferire a Maldera per la maggiore vitalità, ma soprattutto per l'affiatamento con gli altri. Ampie garanzie riesce sempre ad offrire Bellugi, unico colpitore di testa, al contrario di Scirea, che continua a dimostrarsi estremamente insicuro. Per fortuna, alle sue spalle c'è Zoff, esperto, calmo, pieno di consigli per tutti. Ma la nota lieta, e lo si sapeva, è venuta da Paolo Rossi. Con quest'ultima prova Rossi si è definitivamente conquistato il posto in squadra contro la Francia, al pari di Cabrini. È bastato il suo ingresso per ravvivare il gioco dell'intera squadra. Lo stesso Bettega ne ha tratto notevoli benefici ed è venuto il gol, l'unico gol della partita. Un gran bel gol di tacco che ha permesso alla nazionale italiana di battere il Deportivo e a Enzo Berzot di tirare un sospiro di sollievo. Eravamo andati tanto a fondo che è bastato un niente, un 1-0 sul Deportivo per ridarci qualche speranza, per far tornare a sorridere i nostri atleti.
Qualcuno al termine era ancora più scuro del solito. Qualcuno come Graziani e Tardelli deve aver capito di aver perso un posto che riteneva ormai acquisito. Ma contro la Francia avremo bisogno di impiegare gente in eccellente condizione atletica e Paolo Rossi, Zaccarelli e Cabrini propongono la loro autorevole candidatura. La differenza tra i due tempi, Bettega? Ma niente, bisogna sempre considerare gli avversari cosa ti concedono, no? Il primo tempo loro hanno giocato molto chiusi, noi troviamo molta difficoltà a giocare su questo campo e non riusciamo a giocare di prima. Dobbiamo sempre stopparla per proprio paura di fare delle brutte figure. Comunque c'è stata una maggiore velocità di esecuzione. Sì, poi abbiamo, nel secondo tempo abbiamo rischiato un pochettino, forse è venuto anche il mio gol, ci ha sbloccato un pochettino la situazione, anche psicologica, e tutto è andato molto più fluido. Comunque siete soddisfatti? Soddisfatti, io penso di sì, perché sul piano fisico abbiamo giocato 90 minuti senza usare sbavature, e poi penso che mi pare che sia confortante soprattutto vedere che penso ci siano dei miglioramenti rispetto agli avversari, quindi abbiamo ancora circa una settimana per migliorare ancora un po'. Molto bene. Causio, abbiamo rivisto allora un Causio diverso da quello visto a Roma? Io penso che non c'erano dubbi, quindi, perché Roma era proprio un capitolo tutto particolare, perché a un certo punto Roma mi ha fatto tutto meno che pensare alla partita con la Jugoslavia, era una preparazione per il futuro di queste partite di campionato del mondo, quindi appunto noi avevamo lavorato con Vecchietti, con Fine, con Berzotto in profondità proprio appunto per arrivare a quella partita del 2 giugno, delle 6 e del 10 al massimo della forma, e oggi penso che qualcosa si è visto. Bellucci, si parla sempre dell'attacco della prima linea della squadra italiana e si parla poco, pochissimo della difesa. Ecco, allora oggi parliamo un po' della difesa, come siete andati in questa ultima partita d'allenamento? Ma abbastanza bene, insomma, era una squadra, insomma, si è visto che non erano particolarmente cattivi, non picchiavano molto, e anche noi abbiamo, insomma, siamo stati abbastanza attenti a non farci male, non entrare neanche noi a nostra volta per non fare male a loro e per non farci soprattutto male noi, perché fra pochi giorni comincia il mondiale, quindi il difensore, vederlo giocare senza cattiveria, insomma, è già un po' più difficile, insomma, giocare. Voi sul campo avete notato una differenza nel gioco tra il primo e il secondo tempo? Sì, primo tempo forse non eravamo convinti, sono cose che capitano, io non voglio entrare in meriti tattici, quelli spettano l'allenatore. Tecnici o atletici. Sì, senz'altro, secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma può darsi che sia venuto così. Non... Adesso diciamo a 5-6 giorni dalla partita con la Francia, a che punto state? Ma adesso io penso che siamo ormai entrati nel clima dopo questa partita, è l'ultima partita nostra di prova, adesso dovremo solo pensare a questa partita del Maddepata del 2 giugno, infatti ci stiamo già pensando, da adesso è cominciato proprio questo pensiero fisso verso il Maddepata e la Francia, insomma. Ecco, senz'altro, adesso è una cosa seria adesso. 5 giorni dalla partita con la Francia, l'ultimo incontro amichevole col Deportivo la induce forse a trarre delle conclusioni. Mi induce un certo ottimismo, in realtà, perché l'ultima partita a Roma contro l'Jugoslavia la squadra mi era apparsa in ritardo e leggermente stanca. Probabilmente era anche la chiusura di un ciclo di preparazione che forse aveva un po' stancato la squadra, perché mi stavamo preparando, diciamo, questo secondo periodo in cui bisognava trovare la condizione perfetta e ottimale l'anno scorso. Mi sembra che questa tappa rappresentata dalla partita col Deportivo proprio abbia stabilito che la squadra è a un 70% delle condizioni ottimali. Io penso che in questi 5 giorni che ci rimangono la squadra possa essere al massimo. Per la domenica sportiva stiamo osservando i francesi in allenamento sotto la guida di Hidalgo, il commissario tecnico. Il campo di gioco è nell'Hindu Club, lo stesso ritiro che ospita gli azzurri, è un campo di gioco diverso. E con noi a osservare questa partitella di allenamento ci sono gli azzurri e chiediamo le impressioni di due dei nostri giocatori, Cucureddu e Paolo Rossi. Allora Cucureddu, come le sembra questa squadra francese?
Ma adesso li sto notando e li vedo abbastanza bene. Corrono tutti, sono tutti in buona salute, a parte lì il Tresor che non forza molto, comunque lo vedo abbastanza sciolto, ecco. Hidalgo ha detto che non avrebbe usato Tresor nelle prime partite. Lei crede che sia vero questo? Ma adesso io non posso così dare un giudizio definitivo su Tresor, perché lo vedo così, cammina, corre abbastanza bene, ma per quanto riguarda così le entrate, i tackle non forza molto, ecco, sta proprio al di fuori di queste lotte. Comunque lei pensa che Tresor potrebbe essere impiegato al posto di Lopez o no? Ma non saprei dirlo adesso. Paolo Rossi, un'impressione sulla squadra in generale e sugli attaccanti in particolare? Ma mi sembra che la squadra non ci sia niente da dire, gli ultimi risultati confermano che è un'ottima squadra. Mi sembra che stiano tutti molto bene, quindi penso che sia l'avversario più difficile, più ostico che incontreremo nel girone, quindi c'è da stare attenti a tutti. Il calcio transalpino è migliorato nettamente rispetto a 2-3 anni fa e questa è una squadra che può far paura a moltissime squadre. Come vede Platini oggi? Ma Platini oggi non è forse forza molto, mi sembra un po' più fermo delle altre volte, però si vede che è un grosso giocatore perché quando c'è la palla fai piedi sa sempre quello che deve fare, quando la dà via, quando la deve tenere, molto bravo. Ecco. Quella con la Francia sarà la nostra prima partita e lei ha detto che è importante, me l'ho detto l'altro giorno, partire col piede giusto. Pensa che le sarà data l'occasione di partire anche lei con il piede giusto? Ma non lo so, questo non sta a me dire, comunque non credo abbia molta importanza. Io ripeto quello che ho detto l'altro giorno e credo che sia fondamentale vincere la prima partita perché potrebbe determinare il girone finale, potremmo poi trovarci di fronte all'Argentina molto avvantaggiate dal punto di vista psicologico. Insomma, il fatto che giochi o non giochi non ha molta importanza. Credo che superare la prima partita con un risultato positivo sia molto importante per noi. I francesi la pensano allo stesso modo, Platini ha detto esattamente le stesse parole. Senta Cucurello, Hidalgo ha detto di aver affermato a suo tempo che l'Italia era una delle candidate, diciamo, alla qualificazione, soltanto per diplomazia. Invece è convinto che noi siamo inferiori sia agli argentini sia agli ungheresi. Ma io penso che questa sia la convinzione un po' di tutti, no? È chiaro che ultimamente così se si guarda la partita che abbiamo fatto contro la Jugoslavia, devono essere un po' tutti pessimisti per quanto riguarda così la qualificazione. Ma io devo dire che anche noi adesso così, siamo qua tranquilli, siamo fuori dalla mischia, così abbiamo trovato un clima abbastanza portato per noi, fresco. E poi quello che dice Dago è tutto da vedere alla prima partita. Allora, partiti ciclisti, vi presento l'altro ospite di questa sera, con lui parleremo di baseball, è Vic Luciani della BM. Senta, ci sono problemi per un eventuale incontro Italia-Francia di baseball per noi? No, non esiste. Vincerebbe assolutamente Italia. Italia. Un pronostico velocissimo per Italia-Francia invece di calcio. Italia. Vince l'Italia. Vince l'Italia. E passiamo al tennis, gli internazionali d'Italia-Roma con la finale in 5-7 tra Borg e Panatta. Il servizio che vedremo è di Giampiero Galeazzi. Quando Borg e Panatta sono entrati in campo per disputare la finale della 35esima edizione dei campionati internazionali d'Italia, erano in molti a pensare che il match non avrebbe avuto storia e che il campione svedese se lo sarebbe aggiudicato in sole 3 partite. Il cammino di Panatta a questi internazionali è noto a tutti. Dopo aver battuto al primo turno il campione uscente degli internazionali Vitas Gerulaitis,
aver eliminato ancora in maniera alquanto sofferta e rocambolesca giocatori della Nouvelle Vague americana come Moore, Pfister e Amaya, Panatta è stata ammessa a disputare la finale per il ritiro dello spagnolo Higueras, indispettito prima e innervosito poi da un pubblico di tipica estrazione calcistica. In questa atmosfera Panatta si apprestava a incontrare Borg, l'attuale numero uno del tennis mondiale. Il match ha avuto all'inizio un andamento favorevole per Panatta, che si portava subito sul 5-1 grazie ad una indovinata tattica di gioco fatta di palle corte seguite da precisi passanti. Panatta si aggiudicava così il primo set per 6-1, dimostrando di essere in giornata positiva e di aver meritato in parte il posto di finalista. Il vero Borg è quello che non concede spazio alla fantasia per cercare automatismi sempre più perfetti, lo si è visto nel secondo e terzo set, lo svedese infatti imprimeva sempre più potenza ai suoi colpi, lasciando al suo avversario solamente 4 giochi in 2 partite. Dopo il riposo, Panatta ritornava sui rendimenti del primo set, attaccando in continuazione sul rovescio e alternando poi palle corte che infastidivano e ingarbugliavano il gioco dello svedese. Panatta riusciva ad aggiudicarsi la quarta partita col punteggio di 6-4 dopo aver sciupato 3 set ball sul 5-1. Intanto dalle tribune qualcuno lanciava monetine all'indirizzo di Borg, creando pericolosi presupposti per un altro caso Higueras. Per fortuna Borg ha retto con i nervi e ha continuato a giocare. All'inizio del quinto e decisivo set, gli 8.000 che affollavano il centrale speravano nel miracolo di Panatta. Ma Borg non concedeva iniziativa all'avversario e dopo essere andato faticosamente 2-0 si aggiudicava l'incontro per 6-3 al quinto. Borg vinceva così per la seconda volta nella sua carriera gli internazionali d'Italia e a quelli che gli lanciavano monetine ha risposto intascando i 22 milioni riservati al vincitore. Devo dire che mi considero molto fortunato per aver vinto questo match. Specialmente nel quarto set Adriano ha giocato veramente molto bene. Sono stato fortunato ad avere una buona partenza nella quinta partita. Per me era molto importante. Se Panatta fosse riuscita a giudicarsi i primi 2 game, le cose sarebbero andate diversamente. Invece i primi 2 giochi sono riusciti a vincerli io e questo è stato determinante. Cosa era successo con quella Vespa all'inizio del primo set? Beh, si è trattato di un incidente. Ti sei colpito con la racchetta? Sì, proprio con la racchetta. E ora quali sono i tuoi programmi? Andrei a Parigi, a Wimbledon, vero? Sì, la settimana ventura giocherò a Parigi e poi inizierò la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Sei contento di aver vinto a Roma? Certo, sono molto contento perché gli internazionali di Roma sono tra i tornei più difficili da vincere. La concorrenza è sempre agguerrita e il pubblico molto emotivo. Posso quindi dire di essere felice, molto felice, di aver vinto qui a Roma. Eccoci con Panatta al termine dell'incontro, perso al quinto set con Borg. Un incontro che a un certo punto sembrava pure che potevi vincere, Adriano. Beh, è stato un match molto, molto duro, molto tirato. Io ho iniziato molto bene, poi sono un po' calato. Dopo il riposo sono salito un po' su, ho perso un brutto game. Il primo game del quinto set e anche quest'ultimo che dovevo farlo mio, invece è riuscito a vincere. Ecco la tattica delle palle corte poi con dei passanti, l'avevi studiata, tu hai incontrato Borg 16 volte con questa partita. Ma io lo conosco molto bene, qui so come devo giocarci contro. Comunque questa volta non è bastata. Programmi? Ma dopo Parigi, adesso vado a Parigi, faccio un altro torneo in 3 battute che è Bruxelles, e poi l'Erba, Wimbledon e poi la Coppa Davis. Grazie Panatta. Ecco, molti si saranno chiesti a questo punto chi era quella persona che affiancava Panatta nel tunnel. E gli appassionati di tennis e quelli non più giovanissimi lo conoscono di certo. Si tratta di Bitti Bergamo, l'attuale capitano della Coppa Davis, che abbiamo invitato qui in studio. Grazie Bitti di essere intervenuto. Grazie, Gian Piero. Senti, vuoi farci una tua scheda da giocatore e da professionista? Io ho 48 anni e fino a 20 anni fa ho fatto il giocatore di tennis. Ho giocato 8 anni in prima categoria, diverse volte in nazionale e ho fatto parte della squadra di Coppa Davis nel 1956. Tutto qui. Come professionista? Come professionista al di fuori del tennis o nel tennis? Al di fuori del tennis. Vabbè, al di fuori del tennis io mi occupo di commercio con l'estero, sono dirigente in un gruppo di società genovesi e questo faccio da una 20 anni circa. Senti, come mai è uscito il tuo nome tra tutta la lista di nomi che si erano accumulati dopo, diciamo, l'allontanamento di Pietrangeli? Non lo so,
potrei domandarla a te, io spero soltanto che sia una buona idea. E al momento della nomina hai telefonato al tuo vecchio caro amico Nick? Non avevo bisogno di telefonargli, perché con Nicola ci parliamo, se non tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Ci vediamo ogni volta che possiamo. Siamo legati da un'amicizia fraterna da 25 anni e quindi non c'è niente che possa intaccare un'amicizia di questo tipo. Certo che nell'occasione ci siamo parlati. Io mi sono consigliato con lui sull'accettare, sul fatto che dovesse accettare o meno questo ruolo, e lui mi ha non soltanto consigliato di accettare, ma mi ha anche spinto, se tu vuoi, non avevo neanche bisogno di essere spinto. Senti, con un Panatta... Eravamo d'accordo comunque. Senti, con un Panatta così dove possiamo arrivare in Coppa Davis? La Coppa Davis la giochiamo per vincerla, evidentemente. Con un Panatta così e con un Barazzutti come quello che abbiamo, e con Paolo Bertolucci e Tonino Zuccarelli, certamente che possiamo vincere. È stata vinta nel 76, non è stata vinta lo scorso anno, se tu vuoi anche per poco, e certamente possiamo vincere quest'anno e negli anni che seguono. Giochiamo contro degli avversari molto forti, evidentemente, quindi dovremo chiedere il permesso anche a loro. E i problemi di questa Coppa Davis? Noi giochiamo il nostro primo turno contro la vincente fra l'Ungheria e la Germania, che giocano 16, 17 e 18 di giugno a Budapest. Noi giocheremo contro la vincente o a Budapest o a Monaco di Baviera il 14, 15, 16 di luglio. La squadra si riunisce a Montecatini il giorno 5 di luglio, quindi sufficientemente in tempo per una preparazione finale. Io ti faccio i migliori auguri per questa Coppa Davis e ti ringrazio di aver partecipato. Tantissime grazie. Ed ora veniamo a Milano. Grazie. E veniamo ora al calcio di casa nostra. Dalle 20.30, dalle 20.45 sono in corso due partite per la Coppa Italia. Fiorentina e Inter sono sullo 0-0, mentre a Torino la Juventus conduce sul Napoli per 1-0. Di Juventus-Napoli avremo in chiusura di trasmissione un servizio sulla partita. Veniamo ora alla schedina del Totocalcio. Cagliari-Rimini 1-1, Catanzaro-Palermo 3-1, Cesena-Brescia 1-1, Lecce-Cremonese 1-0, a Modena Como-Modena 3-0, Monza-Ascoli 4-2, a Perugia Camponeutro, Avellino San Benedettese 2-0, Taranto Sampdoria 1-1, Ternana Bari 2-0, Varese Pistoiese 1-0, Giulianova Prato 1-0, Ariccione Spal Riccione 1-0, a Castellammare di Stabia Camponeutro, Benevento Catania 0-0. Il montepremio è di 1 miliardo e 540 milioni. La classifica di Serie B: Ascoli punti 57, Catanzaro 41, Monza e Avellino 40, Palermo e Lecce 39, Sampdoria e Ternana 38, Cagliari 37, San Benedettese e Taranto 36, Cesena 35, Brescia, Bari e Varese 34, Rimini 32, Cremonese, Pistoiese e Como 30, Modena 20. Vediamo ora il riassunto di tre partite di Serie B. Sono Catanzaro-Palermo, Monza-Ascoli e Taranto-Sampdoria. Azione di gioco, i calabresi hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Netto atterramento di Palanca ad opera di Vullo in area ed è rigore. È la stessa estrema sinistra giallorossa ad effettuarne la trasformazione. Sono passati appena 5 minuti. In una cornice di folla adeguata all'importanza della posta, l'incontro tra Catanzaro e Palermo è stato al calor bianco. Anche nella fase iniziale della ripresa, al settimo, i giallorossi vanno in gol. È un autentico bellissimo assolo di Palanca. Tre minuti dopo, però, i palermitani, che in precedenza avevano numerose volte sfiorato la marcatura, la colgono con una manovra avviata da Osellame e Chimenti e conclusa da Magistrelli. Eccolo. I rosanero insistono e i padroni di casa corrono parecchi brividi di paura, ma a 10 minuti dalla fine il Catanzaro infligge il colpo risolutore. La manovra parte da lontano, la palla giunge a Nicolini, che scambia con Improta, riceve ancora Nicolini, che arrivato a fondo campo crossa, deviazione volante di Rossi ed è 3-1. Catanzaro fa un altro passo verso il ritorno in Serie A.
Il Monza è partito a testa bassa, stimolato dal bisogno dei due punti. L'Ascoli, dall'alto della sua classifica, col solo stimolo del primato, quota 60 e del bel gioco. Praticità contro edonismo. Trionfo della praticità. L'Ascoli, senza problemi, ha sfiorato gol, ha fatto stare in ansia i Brianzoli, ma senza la determinazione agonistica non ce l'ha fatta a contenere il Monza, che al 18° del primo tempo è passato, per la verità, con un po' di fortuna. 4 e 4 non fa 8, fa gol. De Vecchi contro Scorza, appunto, i 2-4 in campo, autorete del vantaggio del Monza. L'Ascoli si è sentito come mortificato e all'inizio del secondo tempo, con il suo ambu, impennata d'orgoglio, ha raggelato lo stadio pieno di sole. Pareggio, appunto. È allora che il Monza ha sfoderato un Lorini in più e la rabbia dell'ex Silva, i mattatori della riscossa. E i due gol che seguono e che vediamo, e che fanno il 3-1, sono concepiti dall'interno e realizzati dal centravanti. L'Ascoli non ci sta. E allora riprende a tessere, ci sono scontri piccanti, Menegali è in forma e regola il tutto al meglio. Sì, è rigore. Tocca a Moro e fa 3-2. La paura del non impossibile pareggio si dilegua al dileguarsi della partita. Lorini, con un pezzo da fuoriclasse, segna il suo gol. È il 4-2 con il quale il Monza spera di fare da valletto a sua maestà l'Ascoli in Serie A. Ciao Sampdoria, il punto preso a Taranto vale poco infatti e assai difficilmente potrà servire alla squadra ligure per sostituire il Genoa in Serie A. Ci vorrebbe una catastrofe di chi sta meglio. D'altro conto non è che la Sampdoria a Taranto abbia fatto granché per conquistare quella vittoria che avrebbe potuto darle ancora speranza. La squadra cerchiata è stata come soggiogata dalla maggiore grinta ma anche dal maggiore dinamismo dei tarantini che sembravano instancabili. Nessuno avrebbe mai detto che il Taranto, con appena una scarna dozzina di titolari, tra campionato e Coppa Italia, in 4 settimane ha già giocato 9 partite. Queste alcune azioni del primo tempo. Per un gioco pericoloso, punizione in 2 tempi in area sampdoriana, Magori sciupa il passaggio di Selvaggi. Qui Petrovic rimedia un liscio di Iacovone, poi Rossi manda altissimo. Infine, grossa occasione tarantina con Serato, che si smarca ma sciupa con un tiro alto. E dalla ripresa basterà il finale con i gol, succo di ogni gara. La fase cruciale si è aperta quando Chiorri, speranza sampdoriana, ha sbagliato così una facile occasione, si era intorno al 20°. 3 minuti dopo la botta precisa di Selvaggi, uomo più in vista del Taranto, che ha portato in vantaggio i pugliesi. C'è stata anche l'occasione del bis, ma Cacciatori, sempre su Selvaggi, ha fatto il kamikaze e si è salvato. Il Taranto resta in 10 per l'espulsione dell'ala sinistra Turini, la Sampdoria manda in campo la punta Bresciani, che si ricorda di essere un goleador e segna questo pareggio sampdoriano. Onorevole, ma... Pubblicità. Ma no, vedere così la partita è proprio... Come si è già detto. Abbiamo il primo risultato finale della Coppa Italia. A Torino la Juventus ha battuto il Napoli 1-0. Un flash d'agenzia per quanto riguarda l'automobilismo. Oggi si è corsa la 500 miglia ad Indianapolis. Abbiamo soltanto il primo. Ha vinto l'americano Anser su Lola. Parleremo nei 2 prossimi servizi di automobilismo e di Ippica. Per le 4 ruote il campionato europeo di Formula 2 al Mugello. Invece per le 4 zampe... A Roma il premio Presidente della Repubblica di Galoppo e a Padova l'Elwood Medium di Trotto. Dopo i tempi delle prove di ieri e le 3 vittorie guadagnate in precedenza, tutti aspettavano Bruno Giacomelli vittorioso al Mugello nella 5ª giornata del campionato europeo di Formula 2. Invece sullo scalino più alto del podio è salito il 24enne pilota irlandese Derek Daly, che ha portato prima al traguardo la Chevron B42 Hart.
Al secondo posto lo svizzero Merck Surer, al terzo Giacomelli, entrambi alla guida della March 782 ufficiale. La corsa non ha offerto grandi emozioni, almeno nelle posizioni di testa, dove subito si è portato Daly, seguito da Surer e dopo pochissimi giri da Giacomelli. La situazione non è più cambiata, anche se lo svizzero ha cercato di mettersi nella scia dell'irlandese al suo primo successo in Formula 2 dopo lunga e onorata milizia nella Formula 3 inglese. Giacomelli è arrivato a perdere nei confronti del battistrada quasi 7 secondi, che nel finale però in buona parte ha recuperato. Forse se avesse operato la rimonta qualche giro prima, il pilota italiano avrebbe potuto sperare in un miglior piazzamento, ma qualcosa oggi non ha girato a dovere nel motore della sua March. Anche il caldo, dopo la pioggia e il freddo dei giorni scorsi, ha provocato problemi di gomme accusati da diversi piloti. Dopo il terzetto di testa, ben distanziati gli altri battuti dal brasiliano Hoffman e quindi Colombo, Merzario, Civer nell'ordine. Giacomo Agostini, partito in penultima fila, si è classificato 17esimo. Dopo questa quinta prova, Bruno Giacomelli è ancora in testa alla classifica provvisoria del campionato europeo con 31 punti, seguito da Surer con 25 e da Ribeiro con 11. Il prossimo appuntamento per la Formula 2 è fissato per domenica 4 giugno a Vallelunga. A zero. Vediamo ora alcune immagini di Juventus-Napoli. La partita è stata vinta dalla Juventus 1-0. Il commento è di Gianni Vasino. Risultato a sorpresa a Torino, dove la Juventus, linea verde, per le assenze dei titolari chiamati in nazionale, ha battuto il Napoli, fatto tutto d'esperienza. Il Napoli pensava di avere facilmente ragione dei bianconeri e di poter affrontare il prossimo turno di Coppa Italia con un punto in più del Milan, antagonista diretto per il posto in finale. Le immagini si riferiscono all'avvio, che ha visto la Juventus più attiva, soprattutto grazie all'ottimo lavoro di Fanna sulle fasce laterali. Il Napoli si è limitato a controllare, pronto a lanciarsi in contropiede. Ma Savoldi e Chiaruggi sono quasi sempre stati anticipati dalla difesa juventina e quando questo non è accaduto, Alessandrelli ha dimostrato di saper far ottima guardia, come vedremo al termine di questa azione. Furino si è dimostrato molto nervoso, tant'è vero che dopo essere stato ammonito è stato espulso dall'arbitro Tognolini al 42esimo. Poco dopo la Juve segnerà. C'è questa punizione. Boninsegna difende molto bene il pallone, poi torna indietro. Mette al centro, Spinosi è il più lesto a saltare di testa e a sorprendere tutti. È l'1-0. Nella ripresa la Juventus in 10 subisce le offensive del Napoli, che al quarto riuscirà anche ad andare in rete. Al termine di questa azione, condotta da Giuliano in collaborazione con Vinazzani, è conclusa da Chiaruggi, ma l'arbitro annullerà. Di Marzio cambia, la palma e Massa con Bruscolotti e Nuccio per dare maggior penetrazione al Napoli, ma la Juventus si difende con ordine. I partenopei insistono e nell'area della Juventus si accendono mischie furibonde che si concludono spesso con delle punizioni, come questa battuta d'astuzia da Chiaruggi e questa, che vedremo tra poco, battuta invece di potenza sempre dall'ala partenopea. La Juventus sembra aver acquistato esperienza e sicurezza e si mantiene calma anche quando corre grossi pericoli, come al termine di questa azione, l'ultima che vi mostriamo. Ancora Giuliano è l'animatore della manovra. Poi ci sarà una buonissima palla per Vinazzani. Alessandrelli è sorpreso, ma sarà Morini a ribattere sulla linea. È l'ultima occasione, il risultato resta fermo sull'1-0.
Possiamo darvi le classifiche aggiornate dei due gironi della Coppa Italia. Nel girone A è in testa l'Inter con 5 punti, la Fiorentina ne ha 4, come il Torino, e il Monza 1 punto. Nel girone B il Milan ha 6 punti, il Napoli 5, il Taranto 2 e la Juventus 1 punto. Abbiamo avuto una notizia dall'Argentina pochi minuti fa, non è una notizia molto allegra, però niente di grave. Il commissario tecnico Berzot è a letto ammalato. È stato colpito da un leggero attacco influenzale. Come sapete, in Argentina, qui stiamo entrando nell'estate, in Argentina invece stanno entrando, è ormai autunno avanzato e la temperatura è piuttosto fresca, evidentemente ha preso un colpo di freddo. Berzot ha momentaneamente consegnato la squadra al suo vice, Azeglio Vicini, che oggi ha diretto un leggero allenamento. Vediamo ora un servizio di vela, alcune immagini di vela, e vi diamo una notizia. A Punta Ala si è conclusa la settimana internazionale ed è praticamente terminato il campionato nazionale di seconda classe. È stato vinto da Dida Quinta, imbarcazione del professor Calandriello. È un ortopedico che ha curato tempo fa a Riva e recentemente il piede di Antonioni. Il piede di Antonioni sarà tra gli argomenti più discussi, assieme a altre parti anatomiche dei calciatori, nel prossimo mese di giugno per i mondiali in Argentina. Come sapete, il primo appuntamento è a giovedì. La prima partita ripresa in televisione è tra la Germania e la Polonia e venerdì la seconda partita tra l'Italia e la Francia. Preparazione, tensione, coraggio. Le emozioni salgono ad alta